Buon sabato, sono troppo alto. Buon sabato, buon sabato, buon sabato, benvenuti a tutti, buon sabato a questo nuovo episodio di Unnecessary Pixels. Paolo fa cose e voi lo guardate interagendo con lui. Buongiorno, buon sabato, come state? Benvenuti, è sabato, l'abbiamo detto che è sabato, oggi è sabato. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi iniziamo con un bel Metroidvania. Così ci distraiamo dall'Ucraina e da tutto il resto di quello che succede nel mondo finché, diciamo, questo 2022 è iniziato con il botto di nuovo, eh? Cosa ci aspetta nel 2023? Chissà. Allora, oggi vediamo Eterna Noctis. Eterna Noctis è un Metroidvania 2D che mi hanno mandato, le cui recensioni sono very positive. Ben 330 recensioni, attenzione, quindi c'è gente che sa che esiste questo gioco. È sviluppato da Eternum Game Studios, che non ho mai sentito in vita mia, costa 30 cucuzze e Eternum Game Studios non ha fatto nient'altro nella vita. Ringraziamoli per averci mandato questo gioco e vediamo com'è. Giusto? Voi come state? Tutto bene? Tanto che lui si avvia con molta calma. Perché non è che può avviarsi in fretta, giusto? Eccolo qua. Non ho ancora neanche lanciato questo gioco. E ora mi guarda un po' perplesso così. Ok, esiste. Allora, vabbè, incredibilmente il menu è grazioso. Vediamo le opzioni, va? Definition, brightness, motion blur, no, grazie. Anti-aliasing, sì, invece, grazie. 360 frame al secondo. Chi ti ha detto che li voglio? Sound, musica, meno, grazie. Buongiorno, Neria, come stai? Ok, start. 5 save slots. Eterna, normal, un'esperienza concentrata sull'azione e l'esplorazione. Sei in grado solo di sbloccare i main story achievement. E Noctis, un'esperienza più difficile sul platforming, puzzle e azioni difficili. Puoi fare tutte gli achievement. Vabbè, possiamo provarlo anche in hard, vediamo com'è quello hard. Ma Craig si abbona, grazie, 49 mesi per te, 49 la carne, a pranzo faccio gli hamburger, va bene, va benissimo, me li mandi, ma Craig, è possibile? Ancora ne resisti, Neri, resisti, resisti, ce la puoi fare a non prendere il Covid. E tutti gli altri si stanno negativizzando o sono ancora tutti positivi? Cioè, scende il livello di pericolo nella tua casa oppure resta elevato? Il tempo è la tela e le mie mani sono il pennello. Va bene. In the beginning, All'inizio esisteva only solo il chaos caos. existed. Flooding all Facendo existence with fluttuare his tutta l'esistenza presence. con la sua presenza. Però esteticamente è In his grazioso. magnificence, Nella sua he created magnificenza creò space-time lo and spazio e il populated tempo, the lo vast popolò void con with infinite universes. il vasto vuoto con Upon infiniti universi. contemplating his creation, Contemplando la sua he creazione, named it la chiamò Aeterna. Eterna. Aeterna, no, Aeterna è Innumerable sbagliato. beings were conceived, Creature and innumerevoli proud vennero of his work, concepite e he orgoglioso del suo liberated them, lavoro, le liberò, blessing them with free will. benedicendole con The la passage of time corrupted libertà his immensa. Ok, utopia. The beings he had created were creature che hungry for creato erano power affamati di and began potere, to cominciano a destroy their distruggere own l'esistenza. existence. Bene. As a result, two main factions Due were fazioni formed, furono create, light la and luce e darkness, l'oscurità. and they went to war against each other, eager to win power over Eh sì, Aeterna, affrontarono, desiderosi di although acquisire it il belonged potere, to neither. anche se non apparteneva a nessuna delle due. Outraged, chaos cursed the Incazzato il caos, ha leaders with maledetto immortality, i obliging them leader to con fight for l'immortalità. eternity,
nel combattere per l'eternità, nella speranza di mantenere l'equilibrio che entrambi volevano distruggere. Cursed, maledetta la regina della luce and the king of darkness, e il re dell'oscurità combattevano fino alla morte per il trono di Eterna per ripristinare l'equilibrio. The defeated monarch would come back to life, condemned to fight once more for victory and recover the power lost in battle. Chaos was pleased with himself, since he had achieved the alternate reign of light and darkness, thereby establishing a perfect equilibrium until the end of time. Generando l'equilibrio per tutto l'eternità, finché l'eternità avrebbe continuato a esistere, fino alla fine dell'esistenza. Vita dopo vita, va bene. Life after life, the endless cycle of night. Il ciclo senza fine di notte e giorno. Cambiato nello stile grafico il gioco, era quello che era. Te lo dico, che era molto più bello prima, anche perché questo stile grafico non cerca nemmeno di essere vicino a quello precedente, è diventato un'animazione occidentale. Passaggio della corona, l'oscurità cade. Adesso vi leggo, alla fine dell'introduzione vi leggo. Ma giorno Neril nel frattempo. Vi leggo adesso che carica. Loro devono fare il tempo del lunedì, ma hanno la tosse e il raffreddore ancora, quindi ecco, sono sempre sul filo del rasoio, la vita nel rischio. Wasteland of the Fallen, ancora una volta una storia senza fine. Never ending story. Come sempre, i sette frammenti del santuario del re, devo trovarli e piazzarli sul pilastro, sui pilastri, va bene. Credo che il problema sia che arriverebbero freddi, mi devo informare. Al massimo te li offro quando riusciamo ad incontrarci, insieme alla birra che devo offrire, che non ho dimenticato, va bene. Magari se tu segna, fai un post-it. Giusto, fai un piccolo post-it. Io non so che lingua stia parlando, solo allora che nel mio potere risalgo ai cieli. Cioè, essenzialmente questo gioco inizia dicendomi tutto quello che fai è completamente inutile. Allora, solo salto e attacco per il momento, non ho il doppio salto. C'è un segnetto, c'è un mantello che avanza che sembra un fungo. Sembra che i miei occhi non mi ingannino, è vero che un sovrano è caduto dal cielo. Lo sentivo nelle viscere, un nuovo ciclo cominciato. L'ultima volta che lei è passata da qua, ho visto la determinazione dei suoi occhi. Era arrabbiata anche lei più di quanto mi aspettassi. Come ha fatto prima di te, Vostra Altezza, e lei prima di voi, prima di lei. E così nel primo dei cicli dovete riguadagnare il potere perso in battaglia e recuperare il trono di Eterna. Questa è la volontà del caos. Una e l'altra luce e l'oscurità. Smetti di parlare, Keeper. L'ho fatto per tutta la vita. Per tutta la vita lo rifarai. Così come lei. E così che si mette nell'equilibrio dell'universo. Ogni ciclo è la stessa lezione. Sei appena sceso nel piano mortale. Puoi sentirti confuso per un po'. Devo ricordarti le cose base, Signore dell'Oscurità? Sì. Vieni con me, qua è il tutorial. Me lo segnerò su questa olivetta, va bene. In realtà mi ricorda qualcosa, ma credo, non saprei dirti cosa, ma mi ricorda qualcosa.
Questo bordo mutevole è la cosa più interessante del gioco per il momento. Dicevo, la storia parte, inizia dicendoci tutto quello che fate è completamente inutile. Sono perplesso da questa scelta narrativa. Posso dirlo? Ma sì, ma non. B. Non spiegarmi. Non farmi la trama. Dimmi qual è il tasto, non me ne frega della spiegazione. Io invece ho una tosse non correlata al Covid. La spada, va bene, ti accompagna, si fuffa. Va bene, per il momento i controlli non sembrano malvagi. La spada sembra un po' vicina, ha un po' poco range, posso dirlo. E ho ignorato, ma non è vero, mi ricordo adesso. Ah, in area X. Scusi, non ho. Perché c'è la musichina, secondo voi? Alcune piattaforme possono essere sottratte, state andando verso l'alto, va bene. Fammelo rivedere da sotto. Hop! Hop! Perfetto. Altre piattaforme ti permettono di scendere, va bene. Ok, questa qua è la telecamera che mi dice, puoi spostare la telecamera, perfetto. Sì. Ci vediamo dopo. Ci sono dei tasti e via. Perfetto. Con questa base immagino che dobbiamo rendere fine a questo ciclo di azioni inutili che basterebbe non combattere più e far regnare l'altro, l'equilibrio si spezzerebbe. Effettivamente è vero. Ci mi apro una panetteria e via. Anche se da immortali è un po' noioso, la panetteria per tutta la vita, per l'eternità, forse. Proprio cambiare tanti lavori, fare tante robe. Anche se effettivamente il mondo non sembra così ospitale da volerci vivere in pace e serenità. Lanterne si muovono per il vento, ma non per le mie azioni. Gli slime violetti, che bellissimi. Questo mi permetteranno di fare un cuore. Allora, sotto di me, aspettate che mi sposto nell'altra direzione, il controller ora vibra per sempre. Mi sposto dall'altro lato. Controller però stai vibrando in maniera fastidiosissima, in maniera costante. Dicevo, sotto la barra del tip in realtà vedrete comparire, si è fermato, i soldi che guadagno e ho 44.15% 0, 44.15%. Proviamo questa cosa qua. Ho preso un cuore di danno. Faccio così, mi curo. E se faccio così, mi curo. Quattro, posso prendere 3 o 4 mazzate. Gli spiriti, quelli sconfitti in battaglia, sono in questa terra maledetta. Le loro anime che viaggiano, girano in questi piani per sempre lamentando una cazzo di schivi e abilità nel campo di battaglia. Perché c'è un palmo che è nascosto da una roba in primo piano? Allora, vorrei prendere la mano
questa cosa, che su questo affare qua mi ha fatto prendere un danno. Va bene. Sono all'81%. Io ho 199 monete. Nel primo secondo la panetteria, nel secondo un tosatore per cani e così via, esatto. Passato sotto segna 1 e è tornata a 0.52, quindi sono passato di livello. Ho una scheda del personaggio. Come orientarti? Frammenti del fratello del re, la main quest, tua posizione, Lost Soul, troni reali per il viaggio veloce, personaggi, oggetti di interesse, va bene. Mi sembra la mappa meno chiara e visibile di sto mondo, considerato che vedo solo attorno a me. Buongiorno signore che passa. Allora, andiamo a vedere cos'è questo. Frammento di cuore. Suppongo che mi dia un cuore in più. Ogni volta che ne prendo tre guadagno un punto fetta. Le cose devo raccoglierle in fretta perché poi scadono. Mi sembra. O forse se escono dal... No, scadono. Infatti quello dove l'ho preso. Perfetto. Perfetto un cazzo, però almeno ha un senso. Gli affari sono i... Questo è uno dei tanti troni che troverai, va bene, puoi usarli per recuperare la salute e ti servono come collegamento tra differenti territori di Eterna. Quando ti siedi con B puoi accedere l'esperienza, ok. Puoi migliorare i tuoi skill e resettare se ne hai bisogno. Provaci, spendi lo skill point che hai acquisito, uccidendo i tuoi nemici. Sì, sì. Allora, vediamo il... dal menu B. Scusi, io faccio B, mi siedo. Ah, ok, devo spostarmi in metà del menu sbagliato, va bene, partiamo male. Ricomincia a migliorare tutta la tua magia, il sangue e l'oscurità. Posso prendere, aumentare la chance di critico, aumentare il danno melee del 10%, aumentare il danno critico di tutte le armi del 10%. No, la chance del 5%. Ma mi dia una roba base, per cortesia, va, 10% in più di cosa. Zero left. Ora dovrei avere zero di esperienza, quindi andando da questo signore qua mi dovrebbe far vedere che ho zero di esperienza, esatto, ok. Venga, venga dottore. Quella è una porta che si apre, sì, è un passaggio gratuito. Dove non posso andare perché non lo salto sulla parete, deduco facilmente.
Allora, caro sviluppatore, cominciamo dalle basi. Caro sviluppatore, mi hai fatto andare in un posto scomodo per dirmi non hai la skill. La prima volta che mi dici non hai la skill, mettimela in un posto comodo, in maniera che io scopra che mi serve una skill che non ho. Incontrare una vecchia conoscenza nel tempio dei re. Non ci arrivo a piedi. No, ti teletrasporto lì. Ma come? Va bene. Ci aspettiamo che finisca il tutorial, perché per il momento non ci dice molto del gioco questa parte qua. F. Perché è così zoomato al punto che non so dove devo andare? B. Vabbè, è stato qualcuno che blatera da un lato. Buongiorno. Edo fumite, ma io ero cavo. Ho appena finito di scrivere il tuo addio col Piper. Lasciami il paragrafo al quale apro la porta. Cronista, è sempre un piacere rivederti. Salve, vecchio amico. Stavo già cominciando a mancarmi, insomma, la tua personalità. Non mi chiamano il re dell'oscurità per niente. Sì, il tuo nome immortale. Ricordo la prima volta che l'ho scritto, penso che fosse nel volume. Sono appena arrivato e ora devo recuperare il mio potere. Non darmi problemi così all'inizio. Allora, devo dire che sarebbe carino la cosa che sarebbe carina è se ti facessero fare il playthrough con lui e poi ti destro lei. Cioè, se effettivamente il gioco fosse fatto a cicli alternati. Quindi il gioco è infinito, nel senso che puoi fare sempre l'NG+, ma ogni volta lo giochi con un personaggio diverso. Allora avrebbe un senso la struttura così del ciclo. Quello sarebbe simpatico, secondo me. Mi piace, vabbè, lo conosci. Trovi 10 porte che hai aperto l'altra volta. Ora sono tutte sigillate. Come sempre, quando inizio un nuovo ciclo. Prendi la prima chiave, le altre 9 sono perse. Torna quando la trovi per affrontare la nuova sfida. Va bene. Ho preso la chiave, ma questi sono i livelli o sono le sfide? Non te lo tempio di re. Parte dei poteri sono dietro queste porte. È stato un nome Karasine, Kadian. Ok. Ah, va bene, qua dietro ci sono i vari poteri. Quindi trovi la chiave in giro, poi vieni qua e sblocchi il potere nuovo. Lo faresti che gli prese abilità uniche? No, farei che il percorso, la mappa è la stessa, ma fai cose diverse. Arrampicarsi di nuovo. Vado.
Ah, non l'avevo vista questa. Suppongo che sta roba qui mi uccida, vero? Immaginavo. Mancatissimo. Mancatissimo, mamma mia. Da dove ricomincio? Da lì con quattro vite, un po' punitivo. Ote karema kurose dota ne kara. Ota madeka ikora take doma kidatawa. Isalema motano. Si è perso i frammenti della mia roba, ma non è vero. Come prima, più veloce. Lì c'è un buco, dove porta il buco? Ad un affare. E io vorrei però. Perché voglio sapere cos'è. Un frammento dello specchio dell'anima, un riflesso mostra quello che un monarca all'interno dell'anima, l'entrata dell'anima dello specchio e della Famished Town. Dovrei passarci. Posso morire qua? No, purtroppo no, dovrei fare un pezzo. Questa è una menata. Capito dov'è il principio del farmi rifare questo pezzo, ma va bene. Risaliamo qua. Vabbè, così intanto uno prende, ci prende un po' la mano. Cos'è quello a fare lì? Consumare più velocemente, raggiungere più distanze più grandi e essere più letale in combattimento. Se salto o scatto quando il nemico mi colpisce, evito di essere stannato e mi potrò muovere liberamente. RT. E quello è il teletrasporto che mi riporta all'inizio del livello. Ok, uno scatto orizzontale. Quattro azioni, ogni poco va bene, sì, è quello che abbiamo detto. Grazie di vederla. Adesso vediamo, il primo nemico che sconfiggiamo, vediamo se siamo a zero, siamo già, partiamo già da un posto normale. Va bene. Ok, mi ha dato teletrasporto all'ultimo bonfire e il viaggio rapido tra i vari bonfire, va bene. Si secca, dottore. Fast travel.
lui mi ha detto che qua ci doveva essere alla Famish Town. La porta è chiusa. Va bene, arrivederla. Quest complete quale? Quest complete. Tutti i moniti delle Wasteland. Ah, ho trovato un monolito delle Wasteland, va bene. No, sì, non ho perso niente. Ho preso un punto skill. La domanda è, allora, di fuori che là non ci posso andare, va bene. Doppio salto. Avevamo un sacco di questo. No, non credo. Le spine non mi sembra che siano. Il linguaggio del gioco non mi dice che sia così. Qua c'è qualcuno, ma è sempre chiusa, va bene. Ora, signor Trono. Mi rimani dall'altra parte. Perfetto. Avrei potuto livellare tutto questo, ma non l'ho fatto. Non so dirvi se la grafica mi piace o no, per il momento mi sembra molto anonima. Per questo primo ambiente la trovo molto anonima perché è molto zoomata lontana. I nemici mi sembrano però molto anonimi. Là non posso andare e quindi vado sotto. Soldi che cadono per terra non mi piace per niente, posso dire. Buongiorno.
Chissà che Benedetto dal caos, per un istante ho pensato che i miei occhiali mi ingannassero, era dell'oscurità. Non sono degno di essere in tua presenza, mi scusi, va bene. Sei vecchio, Lord Drake VI al tuo servizio, archeologo storico, amante delle città perdute. Che era o de Tanakota? Non sai quanto ti invidio, hai visto questi tanti anni, ha testimoniato l'alzarsi la caduta di tutti gli imperi. Ormai sì, ma soltanto che era una tante domande per te. Occorro che Roma. Va bene, sono parlato di entusiasmo, se mi aiuta a risolvere un dubbio che mi affligge, tutto per i miei fan, ma solo una volta. È vero che le gemme del potere possono essere infuse nella tua armatura? Sì, la mia breastplate ha posti per mettere le gemme, fortunatamente non incito perdi i miei poteri, questo influenza il mio equipaggiamento. L'armatura perde tutto, tranne uno slot e le gemme spariscono. Fantastico, è vero che può portare tante gemme quante vuole, quasi, può portare tre comuni e una di alto potere. E voglio anche lasciarne due per il gemme dell'oscurità. Giras carodonte no isa bonta, usema toste mai chiro si se tocai. Le mie strutture dicono anche lei i suoi limiti. Pensavo che avessi detto una sola domanda. Mi spiace, non si parla di giorni con un monarca maledetto. Sono un cartografo, immaginavo fosse quello di Hollow Knight che mi fa la mappa, va bene. Isatao carat imase make. Arrancaruata un eca sedura indo catalese. Condensa l'energia dimensionale e fa nuove pozioni. Posso liberarti di location interessanti, dare informazioni, farei pagare. L'archeologia è molto dispendiosa. Va bene, se non ti aiuto sono un fece. Non come quel mercante nella città. Mi stai parlando? Non c'era negozio aperto. Va bene. C'è questa gemma per te. Devi andare nel menu delle gemme e scegliere quello che ti ho dato. Issa che da notte, Imakiru? Come posso aiutarti? Allora, mappa regionale. Con mappa conoscenza della regione. Riempi la vial, health potion, red marker, green marker. Ah, devo comprare i marker sulla mappa. Allora, cominciamo con la mappa, grazie. Mega star, Kiruma. Tu con Akewa? Poi posso comprare dei marker di colori diversi. Mega star, Kiruma. Tu con Akewa? Give Caro Domoro. Questo è dove avevo mai visto fare, che mi vendono i marker sulla mappa. Che carino. E il potion. Ma se io faccio questo, no? Ah, ok, sono le due fiale diverse, va bene. La dimension che mi rimanda indietro, questa che mi cura. 15.000 per avere l'Atlante. Grazie, arrivederla. Buongiorno. Ma lei resta qua? Lei teoricamente resta qua, ma è segnato sulla mia mappa. Va bene. E qua abbiamo un secondo pezzo della mia health bar, va bene. Ciao enigmista! L'ho mollato perché trovo backtracking con Hollow Knight. Io l'ho mollato in live perché trovo backtracking. Era troppo lungo farlo tutto. Se non lo conosci è veramente infinito. Allora, da là volendo si scende e da qua c'è una cassa. Apro la cassa, prenda tutto, prenda questo. Ci siamo presi anche una pozione di cura che usiamo subito per curarci.
il secondo della quest. Dicevo, il fatto che l'oro cada per terra non mi piace per niente. Che me la fai vedere? Cioè, è ovvio che qualche là sopra ci sia qualcosa, no? Perché mi fai vedere che c'è quella cassa lì? Domanda. Allora, gradito che posso attaccare anche... Posso attaccare in varie direzioni, ma qui ho... Cioè, chiunque a questo punto sarebbe salito su da qua, no? Cioè, in un posto del genere, il fatto che la mia roba cada è una rottura di palle, perché vuol dire che se voglio raccogliere tutta la roba che mi sono guadagnato venando la gente, devo tornare indietro. Ogni creatura dovrei tornare indietro. Sono caduto. Cioè, non mi sembra... Tutto cade sotto. Ma è possibile che la roba cada così? Dopo che sono arrivato qua perdo la roba che ho guadagnato perché deve cadere sotto. Siete d'accordo? Cioè, per farmi spendere un punto nella skill raccogli le cose automaticamente? Sotto c'è un nemico diverso almeno. Cosa sia diverso, ma va bene lo stesso. Pistrello. Ma io non gli passo attraverso quella schivata. No.
Ok, ho capito in che cosa era diverso, va bene. I controlli non sono sgradevoli. Health potion obtained. Cosa sei tu? Perché non me l'ha dato subito? Soul Mirror Fragment ottenuto. Ma non mi ha ancora detto dove posso metterli sti Soul Mirror, posso dirlo? All'inizio c'era un save point ogni metro e mezzo. Fammi vedere la mappa. Allora, lì c'è qualcosa. La domanda è lì come ci arrivo io? Cadendo. Facendo così e poi facendo così. Dicevo, fosse mai che mi dà una pozione invece. Quindi questo è soltanto un modo per tornare qua più in fretta quando muoio, senza fare tutto il giro, solo una shortcut. Ah, deve partire perché io posso schivarlo, va bene. Farli senza prendere dei danni. Health potion ottenuta. Quello è chiuso. Quello sarà il tasto tra pericoloso. Va bene. Allora.
come si controlla questo salto? Ma dai, lo spigoletto lì. Grazie. Mi cura questa cosa? Sì. Però io perché sono venuto qua? Per andare qua sotto. Ma un trono dove spendere il mio punto skill non c'era. I miei due punti skill, peraltro. Su come ci arrivo? Carino questo. Graziosa questa cosa delle piattaforme. Sì. Ah, ok, l'ho visto qua su la piattaforma. Va bene. Walkie. Ero chiaramente venuto qui per andare a trovare la Walkie, lo sapete, no? Il gioco era stato chiaro sul perché dovevo andare qua. Ha una grafica molto cartoon, molto... Venga più avanti. Grazie. Sbagliato.
qua in su possiamo tornare. Queste lucine al neon mi attirano, la graphic io riesco a identificarla come un genere unico. Ma allora, non è brutta la grafica, la trovo un po' anonima al momento. E qua è dove ero prima. Qui devo tornare indietro e andare dall'altra parte. Mi stai dicendo? Giusto gioco. E qua c'era il tesoro. Abbiamo preso il tesoro, ma mo si torna dall'altro lato. Detto questo, non è brutta la grafica, è solo che è molto zoomata lontana. Io gioco meglio solo quando sono uno di vita. Detto questo, sono morto immediatamente. Non ho fatto caso al recupero della mia roba dove sono morto. L'ha già recuperata. Cioè basta entrare nella stessa schermata in cui sei morto perché recuperi tutto. La mia roba, non mi chiedo cosa mi abbia restituito, forse i miei 2 punti skill mi aveva tolto. Apre quella, va bene. Cioè gli sfondi sono un po' vuoti per avere questa visione così lontana della questione. Qua dove sono arrivato? Sì. È un po' vuota la grafica. Non so se siete d'accordo. Ok, quello mi ridà tutta la cosa. Qua c'è una porta. E qua c'è un signore che non si vede praticamente nascosto dietro l'interfaccia. Ma che fastidio.
Questa deve essere la chiave che apre questa porta. C'è solo un modo per scoprirlo. Che abbiamo aperto la porta del pozzo. Ma un trono no. No, un boss. C'è un punto in cui è vulnerabile sto signore oppure... Che bello quando non si vedono le cose. Riproviamo. Buongiorno. Là io non arrivo. Giro, viene qua. Quindi sul bordo si vedo pochissimo. Facciamo così, scriviamo tutto. Prendiamo una pozione. Lui torna su. Quale di vuole farmi questo? Vedono quelli tutti all'esterno, il fondo è nero. Niente, mi ha sciolto con questo attacco. Ciao Lilium!
Io avrei voluto spendere i miei due punti skill, ma non c'è un... Non c'era un trono. Se gli vado troppo vicino, aia. Se gli vado troppo vicino prendo danno, quindi meglio non esagerare. Vite rossa. E niente, mi è incastrato male. Ciao Joxy, come stai? Vabbè, ci siamo vicini, giusto? Potion.
Su che c'è la vita rossa. Blood Gem. Emaru Itokora. La mia Blood Gem. Corato sine che cosura eto già. Era setata, il sangue versato dai nemici nutrirà la gemma. La gemma mi permetterà di migliorare le mie blood skill senza limiti. Quando è piena, sono in grado di tenere giù per consumarla e guadagnare salute. Dovrei curarmi prima di uscire da qua. Andiamo prima di là. Allora, un paio di commenti. I controlli non sono malvagi, fa abbastanza quello che gli dico senza problemi. Gli ambienti trovo che la grafica non è malvagia, ma gli ambienti sono molto molto spogli. Ah, siamo tornati qua, vedi? Ma ho un punto di salvataggio da qualche parte. E all'orizzonte. Quattro pini all'orizzonte. Vediamo se c'è di qua. Hello Vashwix, buongiorno, come stai? Vorrei almeno arrivare a un trono e spendere questi ultimi due punti skill. Tre, già, va bene, vai di là. Quest complete, che questo completato, gioco? Updated. Tutti i monoliti. Un mercante, devo fargli una visita. Va bene, è un monolita quello da fare lì. E questo invece è una... Era dell'acqua. Io sono idrosolubile come tanti protagonisti. Esatto, non è idrofobo, è idrosolubile, proprio si scioglie in acqua lui. Tisaro Iro, o Katanimo. Questo riposo degli eroi. No, erane ne doste un tokora, no ma Tisaro. E sataukare utama onite. Va bene. Questo qua dovrebbe essere un trono. Oh, vedi che. Adesso la domanda è: quanto costano gli skill point? Tra l'altro dobbiamo anche vedere le gemme. Allora, la gemma mi dice aumenta la chance di fare un critico del 5%. Equipaggia, solo questa ho. Pertanto, non è che ho scelte. Progresso 4.8%. Ho una chiave. Ho degli strani simboli ovunque. Collection non è ancora sbloccato e ho i punti, perfetto. Allora, aumenta il danno di tutte le, il danno critico di tutte le armi del 10%. Se io spendo questo, no, costano un punto ognuno. Costano un punto ognuno. E cliccato non posso mai più tornare indietro. Perfetto. Ah, ecco qua, quello che raccoglie luta. Ah, costa 2. Sotto ci sono le fiammelle che mi dice quanto costa. Perfetto. Mm-hmm.
Magico Bue rinnova l'abbonamento, buongiorno a tutti, buon sabato anche a te Magico Bue, come stai? Il tema, mi saltavo. Finalmente, stavo preoccupandomi, ho solo più mezza borraccia. L'ho trovato, il coso degli eroi, quel mercante ha detto che il campione è caduto dalla luce e l'oscurità in questa necropoli, la quinta ricerca deve essere qui nascosta da qualche parte. Ha senso, quel raccontato potere sarebbe seppellito in questo posto. Io vorrei ancora andare a vedere il mercante. Sempre l'altro. Fast travel. E vai. Ma non ho condiviso un'ora fa l'anniversario del 48esimo mese? Un'ora fa hai condiviso il 49esimo mese, Macrage. E donari? Sa me toccare, Ebu? Cosa te toccare, Maito? Puoi aiutarmi, va bene. Chiave del mio negozio. Ecco in accarato, carriera. Sì. Ne da snurcar, sarà da chi da ti do uno a snurne caido, ore il compataro, no masi. E dai gatti... Però mi estorchi. Ne da chi risata una cosa. Ore caitoro. Vabbè, mi ha dato la quest che non mi serviva niente, essenzialmente. Mi stai dicendo. Cioè, che mi dici solo che devo recuperare la sua storchi, ma la storchi non so mica dove sia. Giusto? Qua? Ah, aspetta un momento. Qua c'è lo specchio... Ok, i frammenti dello specchio. Buongiorno. E quindi? Solum quero. È stata un nasce, curone. Mi intristisce sempre trovarlo vuoto. Lo recuperai pezzo per pezzo. Ok, cosa pensi che troverai da riflesso quando sarà finito? Il no coro te, a ti samaode. Ora i tali museo, volevo esercitare il pistorama, si mase che piaranno. Va bene. Sì, il pistorama. Tomo chire, sore. Con il massimo, per massimo con anche sole. Almeno 10 frammenti per ripristinare un pezzo dello specchio. Che in realtà non è uno specchio, ma è una vetrata. Mi diceva 10 mesi, poi ho scritto 22. Ok, allora questo era questa Eterna Noctis. Non è brutto. È uno di quei giochi che secondo me sono per chi ama i Metroidvania e ne vuole uno in più. Però lo vedi in forma. Mesi di abbonamento, mesi consecutivi di abbonamento. Ora mi chiede di condividere il 49esimo, mi dice che posso farlo di nuovo. E prova a condividere, tu condividi più e più volte. Per esempio 49 mesi ma sono 11 consecutivi. Tu condividilo. Vediamo se cambia il messaggio. Non ho mai visti così vicini l'uno all'altro, quindi magari modifica il messaggio. Può essere? Va bene, nel frattempo, adesso io stacco la live, mi faccio un caffè, riconfiguro tutto e poi ci rivediamo con Isaac. Va bene? Tra 10 minuti massimo siamo di nuovo in live. Andate a mangiarvi un panino, un tramezzino, un panettone, una colomba pasquale, quel che volete, due strufoli. Ci vediamo tra poco.